Signore e signori, eccoci qua, ce l'abbiamo noi, colui che sconta le pene per tutti, ecco, ma soprattutto per quel ragazzo lì che secondo voi potrebbe sposarsi, si sposa, è lui il vero sposo, fammi un primo piano sulla faccia da sposo, eccolo lì, è lui, sarà lui che si sposa, fammi un primo piano su questo, sarà lui che si sposa, fammi un primo piano su quello, sarà lui che si sposa, fammi un primo piano su quello che sembra un mancare ma non è, eccolo, è lui che si sposa, fammi la... Questa è la faccia da commercialista, non si sposerà di sicuro. Eccolo qua, forse, ma sì, sei tu lo sposo? No, io sono in libertà vigilata, sono qui per un amico, per il mio amico che si sposa. Volevo far approfittare appunto per fargli tanti auguri perché è un momento abbastanza importante della sua vita in cui insomma c'è un divario tra la vita da celibe e la vita da sposato. Sì. No, scusa, ma io non sono abituato diciamo a stare nel mondo. Nel mondo di tutti nella libertà. Sei chiuso nella tua cella. Sì, Canton Mombello mi trovate. Ah, perfetto. C'è la 313, io ci sono. La 313, sì. Perfetto. Sì. Sì. Se di vista mare, vista monti. Se avete una vista Pusterla, basta. Vista Pusterla, come ha chiesto. Proprio là. La suite ha chiesto, sì, ragazzo. Sì, sì. Ok, quindi tu esci sempre, c'è sempre libertà vigilata per lui. Sei venuto per questa occasione. Sì, è un amico e si merita appunto la mia presenza. Quindi ci sono dei permessi speciali tramite il mio avvocato. Siamo riusciti a fare questo. Questa strategia. Io ho saputo che in questo gruppo si sposa un certo Nicolò. Nicolò. Ah, ok. Sì, lui. Nicolò. Parlami di Nicolò. Io sono Antonio. Ecco, Antonio, parlami di Nicolò. Parlami di questo Nicolò. È un cretino. Ecco, Nicolò, è un cretino. Ecco, teniamo a precisare. Attenzione, scusate. Dicono che è super dotato Nicolò. È super dotato, sì. Non sei di parte, vero? No. Ok, immagina. Beh, io sono una persona obiettiva nella vita, quindi quello che è giusto è giusto. Quello che è giusto è giusto. È una persona che se la cava bene. Sì, poi parlami di Nicolò. Qualche difetto di Nicolò? Ma il difetto di Nicolò che mi piace tanto la gnagna, ecco. La gnagna, sì. È una tipica. Sì. Cos'è una tipica? Non so se. No, al giorno d'oggi non so se è un difetto. No, beh, mi sembra che sia sempre un pregio. Ecco, sì. Una cosa positiva di questo Nicolò. Ah, una persona assolutamente umile e gentile. Insomma, umile e gentile. Ce ne vorrebbe. Io purtroppo non ho potuto fare. Lo invidio, ecco, per quello che è, diciamo. Sì. Ma con chi si sposa questo Nicolò? Beh, con una grande persona, sicuramente. Ah sì? E sai il nome? Monica, certo. Monica, sì. Allora, adesso che Nicolò è distratto e siamo qui io e te, non è che avresti fatto un pensierino anche te su Monica? Io un colpo gliel'avrei dato a Monica. Colpo di scena, questo sta organizzando un attentato questo. Ma anche no? Adesso io lo darei un colpo. Anche adesso proprio? Sì. Anche per 15 giorni di seguito. Ah, diciamo. Addirittura. Sì. Ecco, questo è un serial, questo è un cecchino. Sì, però. È un cecchino. Sì. Abbiamo talmente tanta confidenza che ci possiamo dire certe dire queste cose. Quindi a questa certa Monica un appoggione. Assolutamente. Okay, ma tu, perché lui è un po' arrapato perché è in cella, giustamente, ecco. Esatto. Vado di mano, diciamo. Ecco, ma un ragazzo alla mano, ecco. Sì, abbiamo detto che è umile alla mano, ecco, quindi pensi spesso a questa Monica? Sì, no, penso spesso, insomma, c'è sempre un rispetto nei confronti di un amico, quindi Federica pensava a Federica, sì. Federica è l'amoroso del bancario, questa, ecco, è sempre un piacere, ecco. Okay. Pensi anche a Federica? No, più a Monica. Ok, facciamo una cosa, facciamo finta che il nostro sposo è distratto, sì. E hai l'opportunità di dire, sì, una cosa a Monica, sì. Ok, cosa le diresti? Non ti sente nessuno, vai tranquillo. Beh, insomma, Monica, sei sempre nei miei pensieri, insomma. Sempre. Che romanticone. Va bene, ragazzi, visto che lui è un romanticone, facciamogli un applauso, dai. Grazie. Signore e signori, in questa intervista si cela un segreto. Si cela un segreto.